Tu Marinella sai come faccio ad aprire le slide grandi? Mi fai da prima A fare la presentazione. Ah, Oppure F5. F5 così. Ok. Quindi intanto qui vediamo una fotografia. Vi ricordate che ieri vi ho detto che ci sono dei semi che per espandersi hanno anche una sorta di ali per farsi trasportare dal vento, ma questo è proprio un accessorio che ha lui con la funzione di grazie al vento, di espandersi, no? Di andare a crescere ancora più lontano. E sai che anche ieri non ci veniva in mente, ma te lo farò sapere. Quindi. Il tiglio forse ha questi alettoni. Sì. No, no, questo qua è di un albero. Quindi qua, come abbiamo detto ieri, che la funzione del seme è di moltiplicare la specie a tutti i costi. E poi non basta solo moltiplicare la specie, ma anche creare delle piante forti capaci di sopravvivere. Qui ci ho messo un seme molto carino, qualcuno? Un seme di melograno. Sì, è bellissimo. Quindi c'è come il disegnino ridicolo che vi ho fatto ieri, c'è un embrione nel centro, una riserva nutritiva e una coperta embrionale che serve per proteggere entrambi. Quindi la germinazione è quando il seme si accende, nel senso che inizia tutti i suoi processi metabolici e dà vita alla piantina con le condizioni necessarie. Questo fatto bene è un po' il disegno che avevo cercato di fare ieri, quindi vediamo che la prima a formarsi è la prima radicetta che inizia a mangiare dal terreno i nutrimenti necessari e poi piano piano escono le prime due foglioline. Riguardo a questo vi ricordo l'importanza di segnare sempre che cosa avete seminato, perché se vi basate su quelle foglie non sono definitive, sono tutte uguali. Poi vabbè, i fattori di successo, temperatura, umidità, luce, il seme, attenzione se leggete F1 lasciate stare, la qualità della terra, la stagione, la profondità, le proporzioni. Oggi pomeriggio vediamo la composta, ma anche la Lobri composta, quindi se non vi fanno schifo, non vi fa schifo maneggiare i lombrichi, è un'ottima alternativa, soprattutto se volete farlo in casa, potete anche avere una cassettina in casa, non puzza, non dà fastidio, cioè i vermi non escono, perché intanto stanno benissimo lì nel terriccio mangiando come dei maiali, quindi. Potete, è una buona alternativa. Sì. Sì, oggi lo vediamo. Sì. Quindi dipende da cosa trovate. A me piace molto la fibra di cocco, però potete usare una torba. La cosa più importante è che sia un substrato molto leggero che permetta all'acqua di circolare liberamente. In terra volgare non ce n'è. Guarda, terra volgare va bene, se sai che è buona, che è fertile, proprio la vedi, la puoi usare tranquillamente. In questo caso attenzione al discorso del drenaggio, perché se vedi che è troppo appiccicosa, ieri abbiamo parlato della griperlite che non costa tanto ed è un ottimo modo per alleggerirla, quindi lì vedi un po' tu, non è obbligatorio andare a spendere. Per queste cose. La cosa obbligatoria è proporzionare materia organica attraverso o la composta o i lombrichi. Quello invece è obbligatorio, però è gratis, quindi la temperatura, su questo è evidente, cioè non adesso magari evitate di mettere i broccoli perché tanto si ammaleranno, contagieranno tutto l'orto, sarà un disastro, quindi rispettate i tempi e le stagioni.
Ieri l'esperimento della bottiglietta ha fallito, però poi abbiamo scoperto che era solo per merito dei tappi, quindi vi consiglio vivamente di fabbricare il vostro annaffiatoio. E soprattutto i primi giorni non deve mancare l'umidità, se no semplicemente non succede niente, rimangono là. Questa coperta embrionale che abbiamo visto prima serve proprio per proteggere la riserva di nutrimento e l'embrione. Abbiamo visto che in certi semi è molto spessa, è molto dura, quindi anche solo al tatto vi rendete conto di quando magari è necessario lasciarli un po' a bagno prima di seminarli. Quando vedete che sono semi più piccolini, più soffici, non c'è bisogno. Però se no, dite, domani faccio la germinazione dei fagioli, allora magari li lasciate un pochino a bagno in un bicchiere. Ma a seconda della varietà, dai 2 ai 5 anni più o meno. Però se c'è proprio qualcosa che vi interessa particolarmente, potete provare a fare il famoso test di germinazione. Certamente non vi posso assicurare riguardo alla qualità della pianta in un seme che è scaduto. Quindi per scaduta alla fine si intende che non c'è più niente all'interno, perché è morto. Eh sì, dopo un po' questa riserva di energia finisce. Questa fotografia, ieri non avevo un esempio da farvi vedere, ma è quello che succede quando non mettete le piante alla luce a fare fotosintesi. Succede questo, che viene uno stelo schifoso, bianco, che va in direzione della luce. In questo caso, in questa foto particolare, è già troppo tardi, secondo me. Però tante volte, se vedete che comunque la piantolina vi dà un'impressione comunque di essere ancora sana, potete semplicemente riscavare il buco e provare a interrare lo stesso. Però a volte capita che ha talmente sofferto la pianta che non si sono neanche formate bene le foglioline. In questo caso comunque ci sono già le prime 2 foglie, potete tentare. Ma è molto molto alto, quindi non ci sta neanche. Quindi appena esce la prima parte verde è indispensabile riubicare il contenitore in un luogo dove possa fare fotosintesi. 5 ore di luce minimo. E la luce filtrata dalle finestre non è la stessa cosa. Quindi deve essere luce solare diretta. Vabbè. Ieri non avevamo i rotoli di carta igienica, però vanno benissimo. Infatti ce li hanno tutti, quindi o direttamente in un vassoio, però sì, lì c'è un po' il problema che il terriccio si disperde, oppure fate semplicemente dei tagli al fondo e richiudete. Io normalmente faccio 3 tagli con le forbici, più o meno così, e richiudo. Eh no, perché chiudendo rimane un buco centrale in mezzo. Il seme va interrato 2 volte la sua dimensione. Abbiamo visto che questa operazione può sembrare un po' complicata, soprattutto con i semi più piccoli, e quindi in quel caso usate la tecnica magari di setacciare un po' di terra sopra. Se avete il setaccino, secondo me è un'ottima soluzione. O se no con le mani. Invece nel caso del seme del melone, come abbiamo visto, lì con le dita fate più o meno a occhio. Quello che certo è che se dopo l'annaffiatura, magari avete fatto un'annaffiatura molto violenta, vedete che è riemerso, dovete fare attenzione a quello che può capitare. Vabbè, io avevo messo una tabella orientativa. Queste tabelle le potete trovare tutte su internet, vi serviranno un sacco perché ovviamente non potete sapere tutti i tempi di germinazione, non potete sapere a memoria
le associazioni, le consociazioni, le stagioni, quindi comunque fornitevi di tutte le tabelle, anzi magari io vi consiglio le migliori, tanto poi la Marinella metterà a disposizione il materiale che abbiamo usato, quindi la prima cosa da fare è una bella lista delle piante che vi piacciono, che sapete che mangiate volentieri, perché poi non ha senso fare esperimenti a casaccio, e poi di ogni pianta vi fate un minimo di ricerca, tipo quando devo mettere il seme, e questa tabella può essere utile, perché siete lì che guardate, caspita, non è successo niente, ah ok, ma perché ci mette fino a 20 giorni, quindi le aromatiche ad esempio ci mettono un sacco, la carota ci mette un sacco, quindi è questo per darvi un'idea orientativa. Sì, quanto dai 5-10 giorni. Va bene, qui i materiali, ieri li abbiamo visti. Lo stecchetto del gelato, il bicchiere, cioè lì date libero sfogo alla fantasia, quello che certo che non vale la pena comprarli, perché c'è sempre un modo per recuperare dei materiali. E qui c'è la germinazione passo a passo, quindi un riassunto di tutto quello che abbiamo fatto ieri. Se volete prendervi un appunto, dopo che avete scelto il vostro contenitore, perforare la base con almeno 4 puntini, riempire di substrato, vabbè, al 95%, comunque avete visto ieri, magari lasciate uno spaziettino. Non è neanche il caso in questa fase di sprecare, dato che comunque mettiamo un substrato molto ricco, cioè addirittura il 50% di composta. Tanto poi la dovete trapiantare, quindi non state a il necessario, ecco, un 95% va bene. In ogni spazio collocare orientativamente 2 o 3 semi, annotare il nome della pianta e la data, questo vi aiuterà anche poi nel vostro calendario delle semine, e il vassoio sotto. Quindi ci devono stare almeno 2 centimetri di acqua. Chi aveva portato poi quei cose di metallo che si usano per fare le torte? Qualcuno di non sapevamo bene come usarli, e invece poi ci è venuto in mente che è un perfetto vassoio per irrigare da sotto. Mm-hmm. Sì, per intanto sei un po' tranquillo, perché oltre all'annaffiatura che fai con la tua bottiglietta, almeno sai che c'è un po' d'acqua. Ovviamente l'acqua la beve da lì sotto una volta che ha fatto la prima radice, però comunque almeno state tranquilli durante la giornata, se c'è una giornata particolarmente calda, voi avete il vostro vassoio. Quello sempre. Sistemare il vassoio in un posto scuro che si visita spesso. Per non dimenticare. Ah, ok. No, oggi sono andata in terrazza e ho visto mia mamma che faceva un basilico. Mm-hmm. E mi piace il basilico, però l'altezza è un po', se 10 centimetri, quindi non è un po'. Sì. L'ultimo punto è riferito quando non sai riconoscere il momento in cui devi passare la pianta nell'orto, orientativamente a seconda della pianta, guardi intanto le foglie. Sì, sì, il basilico si riproduce benissimo attraverso il seme. L'unica cosa è che ha dei semi minuscoli, proprio piccolissimi, e quindi a volte c'è il rischio di fare una selva e poi di dover diradare. Quindi col basilico il problema all'inizio, dato che poi crescono quasi sempre tutti, lì perdeteci un po' di tempo. Poi è un peccato, perché non è che puoi fare 500 bicchieri di basilico, metti su un mercato e quindi... è meglio consumarlo prima di 15-20 centimetri, perché è una sostanza aromatica che potrebbe essere
Ah, interessante. Peraltro, una cosa che non vi ho detto ieri, per il semplice fatto che non avevamo a disposizione un esempio, è che anche il basilico è facilissimo produrre, nel senso che lasciate, magari ne mettete varie piante nell'orto, perché comunque il basilico lo usate un sacco, e una la, tra virgolette, la sacrificate per produrre semi. Quindi quello che si fa, beh, in permacultura non si fa niente, nel senso la lasci maturare completamente, farà il fiore, si secca, diventa bruttissima e poi i semi cadono per terra e ti rinascono altri neonati. O se no lasciare seccare proprio quando la pianta è orribile, per quello che tante volte gli orti sinergici o gli orti della permacultura a volte hanno, vedi che hanno queste cose secche, diciamo perché non le tolgono, no? Ed è perché probabilmente vogliono riprodurre i semi. Quando la pianta è completamente secca, lì la potete tagliare, perché ormai ha passato tutte le informazioni che doveva al seme, e poi vi mettete con un vassoietto, i semi di basilico sono piccolissimi, neri, e con pazienza cercate di separarli. Si può usare anche lì un setaccino, perlomeno per levare tutte le erbacce, le foglie. E lì è un lavoro un po' di fino, ma da una pianta di basilico avete semi per una vita intera, però quelli non vale la pena acquistarli, secondo me. Sì, ho già provato quindi scelta dei semi, se non avete voglia, soprattutto quando incominciate a fare il vostro orto, o andate a chiederli a lui che secondo me ne ha tanti, oppure se dovete comprarli cercateli di produzione biologica, che tutti i semi che hanno dei colori bizzarri, rosa, fucsia, azzurro, fluorescente, normalmente è perché li hanno pucciati nei fungicidi, il colore è perché c'è qualcosa che non va, qualche veleno dentro. E poi appunto impara a produrre i tuoi semi, fate sperimentazioni, se volete potete sempre ricorrere al magnifico test di germinazione, mettendo questo pezzo di scottex imbevuto d'acqua, chiuso in una foglia di alluminio in un posto che è caldo, tipo il modem o il frigo, oppure se vi vengono in mente altri... Oppure qua dentro, venite in biblioteca. Va bene? Allora, oggi affrontiamo un argomento un po' difficile, che è l'associazione e la rotazione degli ortaggi. Ma prima io avevo preparato una serie, aspetta che non le trovo. Avevo preparato una serie di foto che non trovo. No, abbiamo fatto solo un ripasso delle cose di ieri. Purtroppo mi sono dimenticata di passarle, ve le faccio vedere domani. Avevo fatto una serie di esempi di contenitori che possiamo usare per fare l'orto in balcone o per creare un orto urbano in città. Ve li faccio vedere domani. Quindi iniziamo
con associazione e rotazione. State attenti che è difficilissimo. Come era qua? In realtà, no. Se riusciamo ad avere un pochino di pazienza, dovrebbe... F5 mi avete detto. Con F5 si ingrandisce, non ci riesco. E se no l'icona è quella in basso a destra. La prendi l'acqua. Grazie mille. Allora, associazione e rotazione delle culture. Oggi faremo anche un piccolo esperimento, perché sennò proveremo a disegnare degli orti nei pezzi di carta, perché sennò potrà sembrarvi un pochino difficile. Vi assicuro che per la mia esperienza, anch'io all'inizio impazzivo, perché gli ortaggi sono troppi, le piante medicinali sono, e aromatiche sono infinite, quindi non è che impari a memoria. Ah, quello gli piace quell'altra pianta, il porro può aiutare. Quindi innanzitutto avere ben chiaro le piante che volete utilizzare e poi fare un minimo di ricerca. Poi ci sono delle ottime tabelle che vi possono aiutare. Oggi cerchiamo di capire il concetto, il perché. Quindi innanzitutto dobbiamo dire che le piante hanno una relazione con l'ambiente circostante, quindi parlano, si relazionano fra di loro, parlano e si relazionano con il suolo, quindi c'è proprio un teatro, una comunicazione continua. E anche all'interno dell'orto, come fra di noi, ci sono simpatie e antipatie, ci sono nemici e alleati, cioè è normale, cioè non è che le piante si salvano da questo. Quindi la cosa più importante da capire è che la pianta mangia dei nutrimenti. Ora non stiamo a entrare nella chimica, macro, micro elementi, però la pianta mangia dal suolo quantità diverse di cibo. Quindi ci sono delle piante che consumano un sacco di macro e micro elementi e piante che ne consumano meno, oppure nel caso... per esempio delle carote o delle cipolle, loro mangiano attraverso le loro radici in zone dove magari una lattuga non arriva, quindi proprio anche a livelli diversi del terreno, va bene? Quindi una volta che noi leviamo una coltura dalla terra, perché ha finito di produrre, ogni volta che la leviamo, lei lascia il terreno privo dei nutrimenti che ha mangiato, va bene? Quindi per capire l'associazione e come ruotare nell'orto o nei nostri contenitori, in questo caso parliamo di contenitori, dobbiamo dividere gli ortaggi in quattro categorie, escludendo... le erbe medicinali e le aromatiche, che hanno delle funzioni importantissime, ma che vedremo dopo. Anche perché, dato che sono piante che a volte sono perenni, rimangono lì, non è che le ruoti, quindi vedremo come meglio posizionarle in modo che non disturbino la rotazione. Quindi iniziamo dai consumatori forti, che chiamiamo forti, che sono tutti quelli che producono frutti, quindi che hanno un bel lavoro da fare per produrre dei frutti. Cosa vi viene in mente? Pomodoro? Zucchina? Melanzana? Tutte le piante che producono frutto sono molto esigenti in fatto di spazio, di sole la maggior parte delle volte, all'ombra non, infatti purtroppo a volte uno ha un bel balcone ampio, però se non c'è abbastanza sole dovrà rinunciare a produrre i frutti normalmente. Poi ci sono degli escamotage
che a volte possono essere efficaci, tipo dipingere le pareti di bianco, però normalmente è meglio ripiegare su altri ortaggi. E poi mangiano un sacco, fosforo, nitrogeno, calcio, sono quelli che mangiano di più, quindi immagina come sta il suolo, come sta il suolo del tuo contenitore una volta che hai tolto un pomodoro, cioè è sfinito, non c'è più niente, si è mangiato tutto, va bene? Poi abbiamo i consumatori mediani, una via di mezzo, e sono tutte le foglie, quindi lattuga, bietola, spinacio. Se spinacio l'ho scritto un po' all'antica, non so, forse tuo padre lo chiama ancora così, però vabbè, avete capito. Magari mi piace anche che l'idrogeno è azoto. Lattuga, bietola, spinacio consumano molto azoto, ma sono meno esigenti per altri nutrienti. E poi soprattutto è anche importante la grandezza delle radici, quindi loro in ogni caso producono delle piante più piccoline, delle radici più piccoline, ed è sempre bene anche considerare la dimensione, nel senso che per esempio se un pomodoro ha bisogno di un sacco di sole, e invece sappiamo, per esempio, col caldaccio che fa qui, che l'insalata un pochino di fresco lo gradisce, possiamo mettere il pomodoro con l'insalata, sappiamo che il pomodoro comunque un pochino di cibo lo lascia e la lattuga non è esigente, troppo esigente, è una consumatrice mediana. E poi ci sono c'è un errore di ortografia che stamattina avevo corretto, ma purtroppo poi non l'ho salvato. Consumatori, ci sono consumatori, perdonatevi. Poi nella versione che vi passo lo correggo. Sì. E fra un po' al massimo rinunciamo e apriamo. Comunque. Questo sta funzionando come ventilatore? Questo un po' funziona, non so quello. Quindi consumatori, scusate lo strafalcione là sopra. Sì, un misto tra spagnolo e italiano, ogni tanto mi escono questi. Quindi, sì, infatti, consumatori leggeri. Quindi, carote. Barbabietola, non bietola. Ho proprio salvato stamattina la versione più penosa di questo PowerPoint, vi chiedo scusa. Comunque, carote, ravanello, le cipolle, tutte le piante che crescono sottoterra, intanto mangiano, come vi dicevo prima, molto più in basso, quindi magari se dividiamo il terreno, il nostro contenitore, idealmente in due parti, magari l'insalata mangia nella parte più vicina all'esterno e invece una carota mangia molto più in basso. Quindi qui, oltre a quanto mangia di nutrienti, c'è anche proprio da dire ma dove? Lei mangia molto più in basso, lì non ci arrivavano neanche le radici della lattuga. Quindi mangia a un altro livello. No, questo vi faccio vedere un disegno. Aspetta. No, non ve lo tolgo quello. Vi faccio il disegnino, che voi sapete che sono bravissima. Allora. Ogni tanto funziona. Se ogni tanto
quando arrivo a un 90, poi inizio a stare bene comunque. C'è anche una cosa psicologica, non vi ossessionate, distretto. Allora, un disegno orribile ma che ti aiuterà a capire dove stanno le radici. In un'insalata mangiano in quest'area e invece la carota che è lunga mangia qui sotto. Sì, possono, non si disturbano e in più sono le carote, le cipolle, il ravanello, non hanno necessità di... non si abbuffano particolarmente, hanno poche esigenze per questa ragione. E poi ci sono... Sì. Ce ne siamo accorti. Da soddisfazione, sì, piantate tanti ravanelli. Ma poi come sapore non mi piace tanto, però quando avevo iniziato a fare l'orto mi dava molte soddisfazioni. Poi ci sono quelli che chiamano gli ortaggi da rinnovo, che fagioli, fagiolini, fave, piselli, hanno un superpotere che è quello di attrarre l'azoto dall'atmosfera e fissarlo nella terra. Quindi, in parole povere, loro vanno usati per ridare nutrimento al suolo perché hanno questa capacità di captarlo e metterlo a disposizione del nostro substrato per le colture successive. Va bene? Quindi loro vengono usati per rinnovare il terreno da vari punti di vista, anche perché con le loro radici comunque ridanno respiro al substrato, lo rinutrono e quindi dopo aver avuto magari una mega malattia o dopo aver coltivato insieme un pomodoro, una zucchina in mezzo ai ravanelli, cioè dopo aver messo un pochino di tutto, ci sta di fare riposare il substrato con questo tipo di piante. Fagioli, fagiolini. E poi da capo, vedi che hai già capito come funziona. Poi facciamo i disegni. Sì, vabbè, io dovrei andare in albergo a cambiare PowerPoint perché questo è... Sì. Vabbè, non vi chiedo più perdono per gli strafaccioni che state trovando. Questa è roba che ci lasci, no? Sì, non questa versione perché è piena di errori, vabbè, quella che c'ho in albergo, cioè, sì. Cioè, se ogni docente lascia il materiale che riesce a lasciare, magari qualcuno va di valiziosi. No, io no, cioè se voi... Allora, a parte che non so, cioè sono slide molto... Però se volete anche riusarle, a me non interessa, vi lascio tutto. Fateci quello che volete, modificatele, o comunque studiateci. E poi soprattutto, appena torno a casa, magari mando una bella email a Marinella con le tavole che vi servono, quindi intanto vedremo quali... Ora ho già delle tabelle che vi manderò per capire quali sono i nemici e gli amici di ogni ortaggio, oppure vediamo ci sono delle piante che possono aiutare, in questo caso le erbe aromatiche aiutano tanto. E poi vi mando la tabella dei semi, vi mando un po' di materiale. Sì, io oggi quest'oggi che ho ricevuto il mio foglio di Davide, li metterò tutti insieme, poi li carichiamo su Google Drive, inutile che qui arriva una mamma. Sì, Google Drive è un ottimo strumento. Prendete solo quello che vi interessa. Quindi, erbe aromatiche e fiori, ovviamente anche erbe medicinali. Come si inseriscono nella rotazione? Cioè, loro intanto normalmente hanno una posizione fissa, quindi, per esempio, se state coltivando un bel pneumatico, potete mettere un... è brutto da dire, però se facciamo agricoltura urbana, in un bel pneumatico potete mettere al centro un'aromatica perché lei rimarrà lì fissa,
cioè perlomeno per 2 anni, perlomeno a seconda della specie, poi attorno fate le vostre rotazioni, o se no ai lati, agli angoli, in ogni caso in un posto che non disturbi l'associazione e la rotazione. Il grande beneficio di avere aromatiche, oltre al fatto che le usiamo un sacco in cucina, è anche che attirano tutti gli insetti benefici per l'orto, tutti gli impollinatori, e come tutte le piante che hanno un odore molto forte, per questo anche i fiori aiutano, allontanano gli insetti predatori, cioè a loro dà fastidio l'odore, il profumo. Sì. Sì, sì, anche lì l'aromatica è un po' più facile, nel senso che normalmente aiutano e basta, però per esempio anche lì ci sono 2 o 3 abbinamenti da non fare. Per esempio c'è un'aromatica che è molto utile nell'orto perché attira i parassiti, quindi viene usato un po' come, vabbè, io ti metti, pianti in un angolo, andate là e non ti importa, anche perché è una pianta un po' brutta ed è la ruta. Non so se la conoscete. La ruta. E lei, per esempio, odia il basilico. Cioè, voi lo sapete. Sì, sì, che è finita male, hanno bisticciato. E lì si intuisce anche la ragione, nel senso che uno è un po' più dolce, la ruta è un po' più amara, quindi non si trovano. Però normalmente le aromatiche aiutano moltissimo. Quindi, quando organizziamo il nostro orto, quando magari facciamo un disegnino come quello che faremo oggi, ci dobbiamo fare queste domande principali. Quanti nutrienti consuma? Quindi sappiamo che un pomodoro mangia moltissimo, quindi la prima cosa è inserire il vostro ortaggio in una delle categorie che abbiamo visto, forte, medio, leggero, oppure se è un fagiolino sappiamo che serve per rimettere a posto il suolo. Quali sono le sue necessità in termini di spazio e ombra, quello che abbiamo detto prima, per esempio l'insalata con il pomodoro, uno cresce in alto e l'insalata sotto si prende un po' di ombra e comunque ha a disposizione un pochino di nutrimento perché è un consumatore mediano, quindi è una buona associazione anche per lo spazio, perché comunque potete mettere tanta insalata vicino. Rispetto alla alimentazione nutritiva che è una natura, questa scoperta dell'acqua calda però non viene a dirla. Ma in un certo senso sì, più che altro quello che la ricchezza è data dal fatto, è data dalla qualità anche del substrato, cioè per quello che adesso mangiare i pomodori del supermercato, cioè sei abituato a farlo, ti fai una bella caprese, ma non credere che stai mangiando qualcosa di molto nutriente, nel senso il suolo, i suoli ora non hanno più materia organica e quindi producono frutti che non hanno nutrimento. Però sì, hanno una maniera di nutrire diversa, l'insalata magari è ricca di sali, però più che altro ragiona più sul fatto in che condizioni mi lascia il substrato. Me lo lascia debolissimo o ci posso ancora mettere magari delle carote, in questo senso. Mangiando cose diverse dal terreno
ogni ortaggio ti può offrire dei nutrimenti diversi. Va bene. Poi cresce verso l'alto, verso il basso, si arrampica. Quindi quando disegneremo il nostro ipotetico quadratino, consideriamo anche di sfruttare bene lo spazio, magari facendo crescere un citriolo o un fagiolino verso l'alto, quindi magari mettendo una rete, mettendo quelle strutture che si usano anche per le rose. Quindi organizzare bene, anche perché all'interno dei contenitori urbani non abbiamo poi tutto questo spazio, magari il nostro balcone, quindi questo ci aiuta anche a ottimizzare, sfruttare al meglio lo spazio che abbiamo a disposizione. Ecco, questo era più o meno per farvi vedere. Ecco, per esempio vediamo che la carota ama stare vicino alla cipolla e al cipollino, e addirittura il cipollino l'aiuta ad avere un sapore migliore, ad essere più buono, va bene? Addirittura possiamo indagare per scoprire che il rosmarino e la salvia aiutano a repellere la mosca tipica della carota. Quindi sono tutte cose molto interessanti. Che odia, non gradisce la vicinanza del sedano e del prezzemolo. Quindi queste sono, mi rendo conto che sono troppe informazioni, però a seconda di quello che volete mettere nell'orto prendete le vostre tabelle. La fragola, per esempio, sta benissimo vicino alla lattuga. Potete metterci vicino una bella aromatica, un bel timo che repelle i vermi che verranno a mangiarsi i vostri frutti. E fate attenzione perché non ama stare vicino ai cavoli. Vabbè, il ravanello. No, anche il ravanello comunque è un po' complicato, perché di nuovo non ama tanto i cavoli, i broccoli e le patate, però è un ottimo ortaggio, anche perché voi lo potete buttare direttamente i semi, perché uno degli ortaggi che non ha bisogno del passaggio tra bicchierino e contenitore, lo potete buttare direttamente fra i vostri filari e aiuta. Sta bene quasi con tutte le piante, e come sempre l'alleato di un sacco di piante è il nasturzio, che è quello che ci ha portato lui ieri da mangiucchiare. Sì, e poi ci sono anche vari colori del fiore, cioè io li ho visti anche in Messico, li ho visti anche tipo violacei, quindi cambiare il posto alle colture, mai mettere in un bel secchio dove avete coltivato un pomodoro, non potete rimettere un pomodoro, non potete mettere una zucchina o un citriolo, quindi dovete cambiare. Va bene, vi può aiutare anche sapere che se vi scaricate o se indagate sulle categorie, sulle famiglie, che la regola generale è comunque mai mettere una pianta della stessa famiglia una dopo l'altra. Però in generale, secondo me, è più facile se vi riferite, se ragionate in base a quanto nutrimento mangiano dal substrato. Quindi la regola generale è, dopo uno forte, in successione mettere uno medio, uno leggero, e poi alla fine mettere un ortaggio da rinnovo che ripristini i nutrimenti nel terreno, che lo lasci un pochino riposare. Va bene?
quindi anche l'altezza delle piante vi può aiutare, perché comunque normalmente quelle che crescono verso l'alto consumano di più, quindi se non sapete bene, non avete studiato le rotazioni, basta anche vedere le dimensioni. Ci ho messo un citriolo, ora ci metto qualcosa di più piccolino. Ah, in generale un'ottima regola è dopo, se avuto un parassita, magari dopo aver tolto la pianta, usare dei consumatori leggeri, oppure io consiglio di mettere direttamente magari un fagiolo, perché comunque dopo un forte parassita la terra è molto indebolita. Qui c'è un esempio: pomodoro, spinaci, carota e fagiolo. Va bene? Domande riguardo a questo? Facciamo un esercizio. Allora, avete delle penne? Se no andiamo a chiederle. Ce le avete tutti? Allora, questo era per dire che se non hai la tua tabella delle consociazioni sotto gli occhi può anche andare un po' a ragionamento. Quindi, dato che normalmente le piante più che si espandono di più, immagina una mega zucchina o un pomodoro, già solo se hai messo una pianta molto alta poi mettine una un po' più piccolina, in questo senso ti può aiutare. Semplice. Tu sei già esperto, non so se... Tu aiuti. Gli abbigliamenti. Se non ne ho abbastanza, magari facciamo un lavoro di gruppo. Magari voi due vi unite, vi mettete vicino. In realtà forse ce la facciamo. Allora, chi non ce l'ha? Ce l'hai? No. Allora, mettetevi vicino. Che mi stai dando? Allora, chi manca il foglio? Avete tutti carta? Quindi io vi suggerisco di fare così, dividete il foglio in questo modo, in questa colonna, senza esagerare, cioè senza scrivere milioni di ortaggi ed erbe, provate a scrivere alcune delle vostre piante preferite che vorreste avere in un ipotetico orto, no? Le vostre preferite. Poi potete organizzarvi come volete, però magari in una colonna a lato mettete le vostre piante, la roba che mangiate di più. Cioè. Come? Ah sì. Sceglietene, so, 5, 6, qualcuna. Dall'altra parte invece potete scegliere una forma. O potete immaginare un pneumatico o una cassa del mercato o addirittura proprio una parcella come quelle che faremo l'ultimo giorno di legno. Qualsiasi sia la vostra forma, disegnatene 4. Cioè, un esperimento, cioè fate quello come viene, viene. Disegnatene 4 e dopo aver organizzato il primo orto potete scrivere i nomi o fare il disegnino, come preferite, tanto per voi. Dopo aver organizzato la prima,
provate a fare tutta la rotazione. Io ora vi rimetto la vostra tabella e in più avete a disposizione una tabellina con scritto proprio le cose che non dovete combinare. Avete capito come si legge la tabella? Sì, sì. Ma ci sono anche dei vuoti, come la devo prendere questa cosa? Cioè, perché il finocchio con, non mi ricordo cosa, vuoto? Non ha particolare rilevanza l'abbinamento di queste puoi. Quando dice sì vuol dire perfetto, quando dice no no, se come non dice niente. Vergine con leone. Esatto, ah, okay. Quando non dice niente puoi farlo. Quindi iniziando, non vi complicate la vita, potete mettere anche solo 3-4 cose. Disegnate la prima e poi provate a fare il disegno dei successivi in base alle rotazioni che vi ho consigliato e soprattutto in base a queste categorie. Cioè, in realtà è la stessa aiuola, però nel succedersi delle cose. Esatto, esatto. Vuoi farlo? Sì. Allora. Ma non pensare. Sì, ma non pensare, non mi sembra valutarmi. Quindi scriviti qui qualcosa che ti piace, di tipi diversi, frutti, insalate. Mm-hmm. Poi scegli la dimensione, cioè il tuo orto ideale. Sì. Ricordatevi quello che vi ho detto delle piante che... che si arrampicano, magari progettate di metterle a lato, ora non dovete stare a disegnare una rete, però quello era per dire, questa qua la faccio arrampicare. Una domanda, queste quattro dita le dobbiamo mettere nello stesso anno o in 4 anni? No, intanto ovviamente la prima regola è che non si fa mai un contenitore solo di una pianta, quindi sì, dovete mescolarli assieme. Però scegliendo da una. Dai quattro tipi. Se vediamo che in realtà queste piante che abbiamo scelto stanno bene insieme, non c'è bisogno di rotare. No, sì, comunque cioè, devi la volta dopo, se erano per esempio due frutti, anche se erano super amici, devi mettere qualcos'altro. Si sono aiutati in quella fase, però poi... Cioè, ma tu la volta dopo intendi perché sono... Tu dai per scontato che siano annuali? Sì, abbiamo detto... Bravo, ottima domanda. Abbiamo detto riguardo se avete messo nella vostra lista il basilico, perché è la cosa che mi interessa di più, quello là nei vostri 4 disegni rimarrà sempre allo stesso posto. Va bene? Sì, quindi lo mettete o al centro o a lato, in modo che non disturbi la rotazione. Se vi piace il rosmarino, lo potete mettere nella vostra... O il timo, che abbiamo visto che aiuta un sacco, lo potete mettere nei vostri disegni, però lui rimane sempre lì. Quindi al centro o in uno degli angoli, va bene? Allora, quali sono le mie piante, le mie favorite? E poi prima di inserire una pianta, controllate che non siano nemiche. Questo poi è il lavoro che dovrete fare da soli quando vi mettete a... Come? Quindi... Io ti consiglio, dato che non stiamo parlando di un orto gigantesco, ma di un contenitore, ne farai due, questa qua è la proiezione di uno, quindi metticene uno. Di quegli altri... Uno forte, cioè se stai facendo una cassetta del mercato evita di metterci dentro un citriolo, sì, mettine uno, scegliene uno. Esatto. Sì, 60 centesimi l'ho fatto stamattina.
fatto le fotocopie stamattina. Il finocchio nei mediani. Sì, ovviamente chiedetemi perché non ci sono tutti. Ah, tu stai già mettendo un botto di cose. Ma a me piace tutto. Le fragole, guarda, se nel dubbio considera la dimensione. Se sei indeciso fra medio e leggero, la fragola è in fuori, quindi non entra nelle categorie di quelle che mangiano a livelli diversi, quindi è sempre un mediano. Come sono arrivata? Tu hai detto che in un singolo devono stare tutte e quattro, cioè. No, non devi per forza mettere tutti i quattro tipi. Ragazzi, ascoltate anche questa cosa. Non siete obbligati a mettere tutti i quattro i tipi in ogni contenitore. Sì, il concetto, la cosa delle categorie entra, ad esempio, quando devi fare il secondo. In uno stesso contenitore evitate di mettere due frutti, ad esempio, cioè se no è troppo, considerate anche che abbiamo una terra ottima, però in uno spazio ridotto, quindi no. Ricordo che è barbabietola questa. Barbabietola. Cosa che ne sanno insieme? Lo considero uguale. Sì. Va bene, va bene. Sì, perché se poi se sei ancora conosci un pochino le famiglie, ancora meglio. Sì, non mi ricordo chi ero partita dalla cipolla, infatti è sbaglio, perché è stato un cicco zucchino, un cicco da zucchino. Chiedete, proprio serve a questo l'esercizio, così vengono fuori subito i dubbi. Come? Sì, come insalatina, non fa il frutto, quindi via la prima categoria, non cresce sottoterra, quindi non è. E poi gli ortaggi da rinnovo sono talmente pochini, quindi normalmente sono mediani gli altri. Nel senso, di questi, allora facciamo così, cerca di fare di non metterne tanti. Tu inizia disegnando il primo, va bene? Considerando questa cosa, vi faccio degli esempi. Se abbiamo un pneumatico, ad esempio, che poi la dimensione più o meno è quella di una cassa del mercato, quindi stiamo ragionando su contenitori un pochino piccoli. Per esempio, in un pneumatico ci stanno tre erbe aromatiche, per farvi capire anche, non più di tre erbe aromatiche. Ci stanno fino a cinque insalatine, quindi lattuga o bietola, più o meno cinque, e due pomodori. Però questo è il discorso. Ma scusa, ma metti 5 insalatine? Sì. Sì, dico anche se sono stessa famiglia, stessa. Sì, perché noi dobbiamo ragionare cosa ci mettiamo dopo. Cioè non al momento. Sì, 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 non al momento, nella seconda. Sono una super rivoluzione di tutto quello che avevo pensato finora nella permacultura. Tu devi variare, ci deve essere biodiversità. Allora, noi adesso stiamo ragionando in piccola scala, poi in larga scala, quindi metti che noi poi abbiamo sette cassettine
Ho un contenitore molto grande perché magari facciamo le parcelle con i pezzi di legno. Tu non devi considerare di non metterle vicine o troppo lontane o nello stesso contenitore. Nel senso, la cosa migliore è comunque non fare una cassetta solo di insalata, una... Sì, sì, mescolare. Siccome ci ho detto, ci sono 5 insalatine. No, questo ve lo stavo dicendo per farvi rendere conto un pochino delle dimensioni, di quanto potete sfruttare i contenitori. Però mai, mai la stessa cosa. Ok, ma sì, 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 allora meno male che... Ottimo. Con rosmarino al centro. Ottimo. No? Quello che devo fare. Ora non stiamo a guardare le dimensioni. Facciamo, dato che hai messo tutte queste cose, immaginiamo che è un bel contenitore enorme, va bene? Tanto... La volta successiva, al posto dove ho messo i pomodori, ci metto una roba media, tipo i cavoli. Una cosa media, assolutamente. E dove ho messo la, non lo so adesso, quindi devo allora non c'è, non, sì, la prossima volta non devi mettere per forza 4 piante, puoi anche metterne di meno. Esatto. Il tuo ragionamento nel fare questo esercizio è in che condizioni è la mia terra? Cioè proprio devastata o posso magari mettere un frutto? Cioè ho messo un'insalata, allora ora mi faccio il citriolo. Quindi non ragionate, non vi complicate in questo senso, perché comunque siete alle prime armi riguardo a questa progettazione. Però più che altro ragiona, com'è adesso il tuo substrato? È devastato? Quindi magari adesso se ho messo dei pomodori, come hai detto tu, ora metto un consumatore mediano e magari ci metto ancora qualche... Come? Metto un rinnovo. Oppure ci metti un rinnovo. Ma il passaggio fra un consumatore forte e l'ortaggio da rinnovo può prevedere in mezzo anche un mediano, perché comunque c'è ancora da mangiare magari per mettere degli spinaci, cioè non è ancora completamente certo che dopo ciclico così. No, no, non necessariamente. Ma c'è il passaggio, perché ci dopo nel rinnovo è sempre quando scelgo di mettere le piante una vicino all'altra. Questo passaggio di preparazione, stiamo parlando di quando io cambierò, In tutte e due i casi, nel senso quando le disponi è sempre meglio, intanto variare. La pianta aromatica serve sempre perché comunque il profumo aiuta e quindi magari all'inizio un buon esempio che abbiamo fatto prima è un consumatore forte e poi qualcuno mediano perché comunque gli lascio un po' di cibo, quindi prima abbiamo detto il pomodoro con l'insalatina, va bene? E poi assolutamente un'aromatica, un basilico. Quindi nella seconda, quando dovrai riutilizzare la terra per un'altra coltura, ti devi chiedere, ma quanto lo... Cioè, perché la differenza è quando parli di fare la cultura e fai il bancale, lì semplicemente è molto più semplice pensare queste cose perché tu fai il bancale, le fai quando le sangue meriglia, c'è la parte centrale, sangue meriglia. Esatto, in un bancale è molto più facile perché sono degli schemi che si ripetono. Dobbiamo esercitarci molto di più quando invece paradossalmente ragioniamo in spazi più piccoli. Metti che io voglio trovare un metodo. Tipo, può essere che io metto, per esempio, l'aromatica l'ho messa al centro, ma io ora la metterei. Se proprio. Sì, mettila a un lato, se preferisci. Cioè, a me, se io dovessi sviluppare... Allora, no, siccome stavo parlando quando si fa la... progettazione in permacultura. Fai il bancale. E il bancale è proprio della parte più alta, come è strutturato, poi c'ha come dei lati pendenti, e poi tu hai questi schemini che ti dice sul lato pendente metti degli acei, allora tu scegli...
una linea, c'è la mente, chiaramente con le tabelle e tutto quanto. In questo caso, dove tu hai un contenitore che è tutto piatto, tutto uguale, è più difficile disporre. Cioè, sì, infatti questo esercizio sembra difficilissimo. E anche quando voi farete poi la vostra piccola progettazione a casa, è un modo innanzitutto per fare ricerca sulle piante specifiche che state mettendo. Quindi vi interesserete di capire, ma dei nemici, c'è qualche pianta che può aiutarla, tipo quello che abbiamo detto prima, che il timo migliora il sapore delle carote. Quello che però io voglio che impariate oggi come concetto è quanto un ortaggio mangia dal terreno, quanto lo stanca, perché a volte attribuiamo i problemi delle piante a fattori esterni, tipo diciamo forse sarà il seme o forse non l'ho bagnato, ma non ragioniamo mai a un livello di suolo. Magari dopo aver messo un pomodoro poi l'ho fatto una cosa super intensa, ci ho messo un sacco di consumatori mediani. Se poi ci rimetto senza neanche abbonare, senza fare niente, senza mettere fertilizzanti, rivoltare la terra con un po' di composta, ad esempio, ci rimetto un altro citriolo, farà schifo, cioè non farà quasi produzione. Quindi è questa la cosa importante. Assolutamente, infatti oggi parliamo proprio di questo, di come usare la composta per rifertilizzare la materia. Vabbè, se noi alla fine volessimo avere un metodo, un punto di partenza, di tutte le piante che scelgo, sarebbe utile partire sempre da consumatore forte? No, assolutamente. Voi partite, fate l'elenco di quello che vi interessa, oppure vi hanno dato delle insalate, mettete le insalate. Dopo un'insalata si può mettere un pomodoro, perché sappiamo che è un consumatore che intanto mangia a un livello, l'insalata non ha delle radici che vanno molto in profondità, quindi volendo un pomodoro va bene. L'importante è se ho messo un pomodoro con delle biete, ho fatto anche magari un contenitore misto, va da sé che dopo non posso rimettere un consumatore forte. Ho una proposta. Ho l'elenco delle piante che ci ha dato il vivaio, le orticole. Adesso, se noi facciamo l'esempio su quelle che poi noi avremo giovedì. Ottimo, facciamolo. Okay. Brava! Allora, beh, però prima di fare questo, abbozzate. Lo facciamo su 4%, in grassetto però. Sì, lo facciamo su 4%. Prima però finite il vostro esercizio, perché salgono i dubbi più importanti in questa fase. Però poi quando io dentro il mio spazio, cioè anche come metto le vicine, devo sempre consultare la tabella. Eh sì, perché magari consultala prima, perché magari stai mettendo due piante nemiche. Cioè, messo, diciamo, assodato il fatto che io parto dalla cipolla e vedo che sono tutte amiche della cipolla. Ok. Poi decido di mettere una vicina all'altra. Ok. Allora, magari non sono proprio amichette, quindi di volta in volta devo sempre vedere quelle sono le mie vicine. Certo. Vabbè, sentiamo questa cosa, mi sta confondendo. perché poi due possono essere amiche, ma quella che è la grande. Adesso sembra difficile. No, perché mancano quali sono i porti? I frutti. Giusto, cioè è facile. Quelli che producono dei frutti. Sì, sì, venite. Venite al tavolo. In questo caso la rotazione poi la potete far venire da questo lato, dico io l'ho inserito così e dovrebbero stare bene. Sì, per esempio sì, in quest'area dove hai messo i pomodori, se vuoi ripetere lo stesso schema, cosa puoi mettere adesso? L'anima. Ci può stare, assolutamente.
perché lo immagino interrotandolo così dovrebbe andare assolutamente abbastanza, va bene. E l'abito là dopo l'aglio, dopo l'aglio va bene per quel discorso che abbiamo fatto prima. Ok, che va in profondità. Però poi dove c'era l'abito là arrivano i peperoni. E in questo caso però il terreno già si è un po' consumato, deve dalla aspettare vietola. I fagioli, ma non tanto. Non tanto, okay. Ci metti un pochino di compost. Quindi può girare abbastanza sì, bene sì, questa... volendo. Assolutamente sì, secondo me. Può andare bene. Non ho... Hai verificato se ci sono nemici, amici? Tutti amici. Benissimo. Ragazzo, ha detto una cosa, ma sono tutti la stessa stagione? Ah beh... Va bene, vi perdono in questa fase questa cosa perché dovete imparare un'altra cosa. Tipo zucchina, pomodoro, salata, cioccolata. Tipo fai un orto, un contenitore salsa, cioè c'è già una ricetta pronta. Mazza? Certo, è un frutto. Cosa hai messo? Pomodoro e fragola, mezzo basilico e prezzemolo. Va bene, ma questo non è colpa tua, non te l'ho detto io. Basilico e prezzemolo non si vogliono tanto bene. E in più, hai ragione. E poi scusami, riguardo anche alle altezze, non ti sembra un po' esagerato un basilico, un pomodoro, un prezzemolo in un contenitore? Tu stai lavorando in ampia scala. Vicini, vicini, in questo senso, non è un po' troppo? Fra le aromatiche, dico. Quanto è grande il tuo ipotetico? Cosa stai immaginando? 1x1,10? È il suo sogno? Uno per 1,10 è sufficientemente spazioso. Sì, sì. Tu, è un po' difficile sapere tutti i nemici e gli amici, però in particolare quelle sono due aromatiche, quindi magari cambiano una delle due e mettici un timo. Al posto del basilico? Poi crescono anche in modo diverso. Anche lì il basilico cresce a cespuglio grande, invece avete visto come cresce il timo, che fa una specie di tappezzamento, quindi è meglio secondo me. Il basilico insieme a pomodoro. Pensavo andasse bene come la pizza. È vero, ma perché in effetti a volte è facile creare i contenitori, tipo quello che sta bene in tavola sta bene, ma non è vero. Poi se vai a fondo, a me ad esempio piacciono le patate e le zucche insieme, invece nell'orto si stanno antipatiche, però invece la tavola sono buonissime. Non solo perché c'è una patata che sta ma basilico pomodoro perché no? No, ma va, basilico pomodoro, basilico e prezzemolo. Ah, ok, no, no, ma figurati, basilico pomodoro. Fammi vedere. E dietro ci ho messo la fragola. La fragola che nemici ha, consulta nella tabella. Vuole si vuole bene con tutto. A te ti risulta che la fragola ha qualche nemico? C'è qualcosa, ve lo dico oggi pomeriggio. La fragola ne aveva uno. Ho il finocchio. Vabbè, poi ve lo faccio sapere. Comunque lì bisogna aprire le tabelle. Questo è tuo? Con la faccia così, tipo
Ma è un esercizio un po' difficile, però vi aiuta a capire più o meno il concetto di base. Ah, ma io ho copiato quello che ho fatto. Dammi la tua gira. Così se non mi ricordo qualcosa. Ah, le ultime hanno guardato la combinazione. No, ma che se ne prego. Sì, in quest'area tu prima hai fatto insalata e carote. E poi ci metti un po' di spinaci, in questo caso puoi farlo. Tu stai passando da un mediano a un altro mediano. Puoi farlo, però una bella manciata di compost in questo passaggio potrebbe aiutarti. Comunque va bene. Poi, dopo aver messo pomodori e cavoli, cioè proprio dopo aver stancato abbastanza il terreno, tu metti una fava. Quindi lo lascio un attimo riposare. Ottimo. E dopo il finocchio metti la rapa. Quella stronzana della rapa aveva dei nemici, ma secondo me i piselli vanno benissimo. Quindi qui hai avuto aglio, finocchio, rapa. E poi metti a riposo il terreno. Ottimo. E invece qui, dopo gli spinaci, hai rimesso una cipolla. Che non so se è forte o debole. Allora, la cipolla, come tutti quelli che fanno, crescono sotto, quindi frutti, sì, ma è facile la forma, frutti, tutte le erbette fuori e poi sotto. È un'ottima sequenza quella di mettere dopo gli spinaci le cipolle, perché con il disegno di prima abbiamo dimostrato come mangiano a livelli diversi, quindi va bene. Quindi l'hai fatto. E quindi va bene. Oh, ma non è che tu adesso mi devi imporre di più, è un esaurimento. Era più che altro le cose importanti poi. Se ho stancato troppo il terreno, perché c'ho l'aromatica, e c'ho il pomodoro, di fare una sequenza in modo da più alto, più basso, di andare mano a mano alleggerendo il giro. Va bene, non è che... Mm-hmm. Posso comunque rimettere il frutto. Dopo una fava, dopo aver messo un ortaggio da rinnovo, puoi rimettere un frutto e assolutamente un bel po' lavorare di nuovo un po' il terreno con la composta, perché ovviamente da solo può aiutare con questa capacità di cadere. Però sì, anche un po' di composta. Ottimo, non sei andata per niente male. Mi fai copiare. Mi fai copiare. Salute. Scusa, ma tu... Che tiro so? Vengo io. No. Oh no, che è meglio che questo microfono. Faccio sbroccare, più o meno il contenitore non è grande, però nemmeno piccolo. Hai immaginato un contenitore spazioso, non proprio un pneumatico. Quindi vediamo, anche solo vedendo uno. Peperone, batosta, un po' di rucola. Cosa hai messo dopo la rucola? Ho messo porro. No, qua ci ho rimesso proprio il pomodoro, non so se va bene. Però qua ci ho messo il pisello. Allora, non va male, però il mio consiglio, dato che poi considera che è a disposizione più spazio, se hai già messo un pomodoro, un peperone, magari dedicati nella fase successiva, magari a medi o... Infatti avevo messo tipo lenticchie e fave per arricchirlo un po'. Per... Mm-hmm.
sì, diciamo che in questo caso può andare bene, anche perché comunque fra peperone e pomodoro sono consumatori forti, perché comunque hanno delle dimensioni un pochino diverse. Però allora forse avrei fatto il contrario, cioè metti prima il pomodoro e poi se proprio devi il peperone. Però è sempre meglio ruotare, nel senso, se lui ha già stancato un sacco il terreno, quindi approfitta della seconda per farti medie, leggeri, e poi magari io il pomodoro lo metterei dopo, quando magari hai messo anche nello stesso contenitore. Poi tu ci avrai mille altri, ne avrai altri 2000 dove hai altri. Quindi alternare, io invece tipo andavo, sai, calando. Sì, sì, infatti, però qui calando mi hai messo un peperone e poi un pomodoro, capito? Solo quello. Poi quello avevo cercato di arricchirlo con fave e piselli. Assolutamente. E avevo messo pochissime cose. Tipo cioè la cosa bella è che qui hai una bella... intanto hai un pochino di tutto. Hai zucchine, poi loro ti captano l'azoto. Hai un po'... Vedo che non usi tanti consumatori leggeri. Cioè, anche loro van bene perché comunque non mangiano tanto, se li alterni sia con i pomodori che con le insalate. Loro vanno sempre bene perché mangiano da un livello più basso, ti ricordi il disegno che abbiamo fatto prima? Quindi loro mettili sempre in mezzo, anche perché non ti occupano spazio. Comunque, se non ne avevi nella tua lista di desideri, perché magari non ti piacciono tanto. Però no, vabbè, l'unica cosa che non mi è tanto piaciuta è questa. Due grandi consumatori, uno dopo l'altro, sì sì. Cioè la questione è che quando tu progetti nord sinergico, certo che allora ma infatti esagerare, poi ho capito che devo mettere qua. Ragazzi, quando non avete mai fatto un orto urbano in casa, cioè non iniziate subito con 25 tipologie di ortaggi, iniziate poco a poco. Mi ha confuso la tua foto con la grigia. Sì, forse non praticamente cioè quando tu progetti un bancale lo progetti perché poi non dovrai mai più toccare. Intanto invece, cosa in questo caso, siccome sono supporti, per forza la terra in qualche modo lo dovrai continuare ad arricchire. No, anche ma anche il balcale lo arricchisci. Sì, poi cambi, sì. Anche il balcale lo arricchisci. La pensi in maniera diversa, capito? Non c'hai tutta questa cosa di dire se prima qui avevo messo, perché guarda, lì... Guarda, neanche nel contenitore. Questo è più che altro per farvi capire quanto avete stancato il terreno. Cioè, poi ve l'ha aggiustato un po' anche alla cavola. Lascia stare che ve ne ho messi 9, metti che ne ho messi 6. Vabbè, facciamo questo piccolo. Intanto, che spazio hai immaginato? Cosa ti stavi immaginando? No, mentre immaginato, una cassettina? Me l'avevi disegnato tu. Ah, ok. Però dico, è enorme. È una cassettina. No, è enorme. Se sono 9, messe 9. Quindi... Allora, quindi io adesso, cioè praticamente devo, nella prossima, io devo pensare a pianta per pianta quello che cosa... Allora, cioè, questo che è un po' il tuo... Era questo? Sì, tu intanto hai fatto l'orto al metro quadro, quindi lì è un pochino più facile. Quindi se tu sai che in quest'area, che comprende quest'area, ci hai messo... Vabbè, tu c'hai un origano nel centro, vabbè... E lo lasciamo. Hai messo insalata. Perché è un cipolla. Aspetta, poi mi ha distratto le mille telefonate che sono arrivate proprio quando ti ho spiegato sta roba. No, meglio, meglio. Questo ti serve più in relazione di questo. Guarda, l'insalata. L'insalata intanto non pretende tanto. E poi in relazione con i consumatori leggeri mangiano in posti diversi. Quindi ne potrei ricordare. Dopo un medio io posso mettere uno leggero. Alla grande. Ok. Però ragioniamo in un'area un po' più grande. Qui c'è stato un citriolo devastante. Ok. Qui c'è un origano. Cosa ci mettiamo dopo qua? Non mi mettere... Devo mettere una leguminosa? Non, ecco. O ti metti una leguminosa, magari qua ti fai una bella rastiera. Metti una leguminosa. Un pisello selvatico. Però non mettere un pomodoro. Cioè quello che voglio trasmettere. Sì. Cioè non mettere un pomodoro. O un altro frutto in quest'area. Va bene?
poi qua tipo, poi la questo cipolla vorrei rossa. Stare con broccolo un porro, no, perché no, no, perché no, il broccolo era già devastato, era già morto, non potevamo più vicino a no, più che altro era cos'è, a parte sono dei pulciosi orribili, sono dei cani randagi e poi la stagione non andava tanto bene, no, no, no. Quindi io dopo, qui per esempio ho messo, allora qui dal cetriolo mi metto una leguminosa, un pisello selvatico, mi piace così nel fiore. Fanno dei fiori fichissimi, sì, buonissimi. Sì, ah cavolo, avevo dei semi di quelli, sì sì sì. Ma dove sì. I fiori sono buonissimi. Quindi dopo la cipolla che è... Dove sta la cipolla? E non so se è consumato leggero. Sì, perché quelli là tutti quelli che crescono sotto. Quindi dopo la cipolla posso mettere che cazzo voglio, però qua c'era un consumatore forte, quindi comunque dovrei mettere uno mediano. Sì, sì, quindi qua salatina. Prima se il tuo protagonista prima era il cetriolo, anche perché magari come dicevo hai fatto la griglia. Sì. Continua a usare quello spazio buttandoci un fagiolo, ad esempio, sì. Va bene? E poi lì sotto. E qua metto un'insalata. Sì, cose così, ottimo, ottimo. Va bene. Senti, facciamo pausa, facciamo pausa. 5 minuti. Ragazzi, poi se facciamo pausa e poi chi non mi ha ancora fatto vedere ha delle domande, vediamo e poi andiamo avanti. Questo è l'elenco delle cose che ci dà lui, ci ha dato dei peperoncini. Dei pomodori rossi, pomodori varietà Picasso, che dice sono dei pomodori incredibili, grossi, tipo cuori di bue, se penso che li abbia selezionati lui, non so neanche da dove. Degli altri pomodori, non mi ricordo quali. E a questo. Vabbè, te lo guardo, te lo spiego dopo perché ormai abbiamo iniziato, siamo in streaming. Allora, prima di concludere, magari oggi pomeriggio se avete domande sul vostro disegno, in questi giorni li rivediamo uno a uno. Volevo chiarire una cosa importantissima. All'interno dell'orto urbano, quindi immaginate il vostro terrazzo, non è vietato mettere in un vaso particolarmente grande, non so, solo zucchine. Si può fare, dovete ragionare che però, come dicevo prima ai ragazzi fuori, noi avevamo una bellissima camera solo di zucchine. Bisogna ragionare nell'ambiente che c'era attorno. Attaccata alla camera avevamo messo un vaso che aveva, non so, un prezzemolo e dei fiori. Tutto attorno, a livello del pavimento, perché questa era una camera un po' rialzata, c'erano le cassette con la carota, c'erano le cipolle, quindi va bene mettere solo nello stesso vaso un frutto, però dovete ragionare che nello spazio totale, va bene? Quindi la cosa più importante è se però in questi benedetti contenitori avevo messo due zucchine, dopo non ci metterò delle melanzane o dei citrioli, ma metterò altri tipi di ortaggi, e questo, quindi non vi confondete. Le stessi ragionamenti che potete fare in una parcella in campo aperto sono i medesimi dell'orto urbano, però lì gli spazi sono divisi per contenitori, quindi che se hai un balconcino di queste dimensioni che ci sia biodiversità, va bene? In questo perché a volte le costruzioni vengono scelte non solo per diciamo la ricchezza che tu dai al terreno, ma perché per i periodi diversi di fioritura tu previeni l'attacco del parassita della pianta che ti interessa, cioè magari tu metti un fiore che fiorisce prima magari della zucchina che attiva lo stesso eventuale parassita, così poi lo attaccherà il fiore e già la zucchina cresce come deve crescere. Sì, oppure se c'è la... Poi è una funzione di mettere il assolutamente. Non solo. Sì, e poi tu devi anche gli insetti che possono dare vita, anche perché se tu c'hai qualcosina, puoi anche lasciarlo nel tuo orto. Noi parliamo sempre a livello di devasto, di mosca bianca, cioè per evitare di avere proprio delle invasioni, dobbiamo confonderli. Quindi cambiare piante, cambiare odori, questo degli odori, a loro li confonde moltissimo. Se invece usiamo sempre la solita pianta, a loro piace proprio quel cibo che a lei è troppo pronto. Va sempre a rifornirsi, se noi invece li cambiamo pianta, tiè, lui non è disorientato, avete capito? Sì, è come entrare nella sagra
oppure in una cucina di un ristorante che tipicamente a livello aromatico è un disastro, che si mischia tutto. Esatto. Dal dessert alla patata di cozze, non è gradevole testarci. Quindi se non ho visto il disegnino di qualcuno, lo faremo in questi giorni. Allora, che ora si è fatta? Ben 12:25. Ok. Organizziamoci. Dubbi? Ce lo possiamo chiudere questo argomento? Comunque, il procedimento base è semplice. Non siamo tuttologi, non è che io so tutte le associazioni, le consociazioni perfette, quella erba aiuta, il sapore. Quindi fate la vostra lista dei desideri e fate ricerca specifica su queste piante. Oggi pomeriggio, peraltro poi ti devo chiedere aiuto per un contenitore perché ho fatto male... ho fatto male i conti riguardo alla lombricomposta. Oggi pomeriggio ci occupiamo di una delle cose più importanti, che è la produzione della composta o in alternativa la lombricomposta. Lombricomposta, quindi lavorare con i... Sì, quelli là adesso... magari Marinella ci aiuta a fare un pochino di ricerca, perché io non so bene, quella è una cosa che bisogna comprare. Cioè, ho avuto un amico che ha dei... Non tutti i lombrichi hanno questa capacità di descomporre, cioè non vanno bene tutti. Quelli ideali sono quelli rossi, non so se... Sì. Ma io li faccio andare per tutti loro, perché tipicamente quando mi richiedono poi un mercato, se fai un mercato se ne un mese l'hanno trovato, quelli li ho trovati per caso, diciamo. No, domenica, faccio un mese. Quando li trovo per caso, esatto, e li trovo tutti, una tonnellata. Tra l'altro non penso che sia pure tutti i sistemi per farli venire fuori dalla terra. Per far arrivare tipo marionette, li fai fare cose, li hai domesticati. Quindi dare il purè fa crescere in misura meglio, quando prima di fare una fase evolutiva. Ma quello che ho utilizzato quanto è bello? È uguale, guarda, non sono di coppia buona. Mangiando si dà una monnezza, non è che può prestare una uova. No, ma quelle che sono invece nel terreno, nel prato, che ci sono, si è fatto, una bacchetta di legno, andare fino a 15-20 cm di profondità, quando è umido il terreno, quindi magari in autunno, dare dei colpi con un'altra bacchetta di legno sulla bacchetta che hai interrato. Nel giro di una decina di minuti qualcosa dovrebbe... Non l'ho mai provato. Però se tu butti del castagno ondulato bagnato su un prato o in zone prossime dove si accumula la lettiera, quindi foglie cadute di questo tipo, nel giro di 2-3 giorni, prendi quel cartone, stanno tutti dentro, a quei grandi colisi. Puoi prendere un pezzetto di cartone così trovare 10. Quindi organizziamoci. Sono quelli buoni, quello non può, è un indicatore biologico, così grande l'ombricus terrestris. Che poi c'è quello che c'ha la nonnina più grossa in cielo. No, te ne accorgi, sembrano dei serpenti, sono grossi così. Quello vuole un terreno pulito senza accumuli di sostanze azotate, se no muore. Invece dei segni, che sono quelli un po' più piccoli, maggiormente. Pare che riescano anche ad accumulare un certo quantitativo di pesticidi nei terreni contaminati. Quindi non c'è degli insegni a vetro, giusto? Vuol dire che è molto organico e sono insegni, non è che... Mangia, fa i suoi bisognini, descompone. Ed è l'humus di lombrico, veramente è la cosa
la cosa migliore che potete usare se avete un suolo un po' scarso a livello di nutrimenti, se avete un suolo molto arido, poi si usano un sacco di cose. Ieri ad esempio abbiamo visto il substrato per la semina, invece della composta ci potete mettere una l'humus, il 50% potete metterlo di quello di lombrico, potete usarlo in, ogni volta che fate un trapianto ci mettete anche un pugnetto di lombrico, potete fare il tè. Il tè, oggi vedremo come si fa il tè, sia di composta sia di lombricomposta. E poi effettivamente per darla alle piante la misura ideale è proprio una tazza. Quindi una volta che fai il tè poi prendi una tazza, gli dai una tazza di tè a ogni pianta. Due biscottini. Due biscottini. E poi si mette lo zucchero anche effettivamente. Sì, sì, si mette un po' di zucchero. Non lo fanno tutti, però... Sono gli inglesi. In Messico si usa una cosa che si chiama il piloncillo, che poi in realtà è una cosa di zucchero mischiato con una specie di tè, una specie di preparato per fare del tè. Però noi che non abbiamo questo alimento possiamo usare un pochino di zucchero che aiuta la fermentazione ed è un po' di nutrimento. Ma sono lo zucchero che lievi vengono molto utilizzati per fare, per avere del terreno fortemente organico in pochissimo tempo. Mm-hmm. Cioè, non nei sistemi urbani non si può fare, ma in campo aperto ci sono tantissime modalità, lot compost, piuttosto che bokashi, sono tutte tecniche in cui tu mescoli al terreno lieviti, zuccheri, cacca, fondamentalmente. Cacca sempre. Cacca forever, mm-hmm. Meglio tipo cavallo, vacca, matura, e poi hai 20 giorni a volte, perché la temperatura potrebbe arrivare a 70 gradi, arrivando in pochissimo tempo, e hai 20-30 giorni materia organica ricchissima, però non lo puoi fare in città perché lo devi andare a difficoltà. Devi fare il minimo che devi fare è un metro cubo. Quindi sulla terrazza, insomma, non ne abbiamo bisogno. Poi dovresti avere accanto lo spazio, perché poi tu lo devi rivoltare completamente, cioè quello che sta al centro va fuori, quello che sta fuori va dentro. Quindi tu man mano, questi 21 giorni lo devi rivoltare. Infatti con l'angolo della Madonna, cioè devi stare dietro l'altro. Il primo giorno in realtà tre volte. Queste tecniche sono ottime per coltivazioni intensive e funzionano. Sì, sì, questo qua. Perché il compostiere che ci ha fatto vedere ieri è una piccina. Certo, guardate che per voi, che è la vostra prima esperienza, potete farla tranquillamente in una cassettina piccolina del mercato, cioè giusto per prendere la mano, poi ne fate 2, 3, 4. La cassa ideale per lavorare con i lombrichi alla fine è piccolina, cioè piccolina, può stare in casa. C'è una delle mie cape che la teneva tranquillamente in casa sua. Io non l'ho mai potuta fare, cioè avevo da curare nell'orto, avevamo delle casse enormi per la lombricomposta gigantesca, quindi comunque all'orto ho imparato, però in casa mia non potevo assolutamente tenerla perché il mio compagno di allora aveva il ribrezzo per una cosa del genere, quindi magari in quei casi è meglio lavorare sulla composta. Diciamo che se si fa bene, come vi spiego oggi, non puzzano mai, anzi il contrario, cioè o sono in odore o mano a mano che si preparano iniziano a odorare proprio di sottobosco. Qui la cassa per il lombro di composta può essere di plastica? Sì, va benissimo di plastica. Sì. Quello che troviamo va bene, anzi magari con il legno puoi avere più problemi per i marciumi, la plastica va bene, scura. Poi rimane scoperto? No. No, lo vedremo. Organizziamoci solo per i sempre coperto, anche la compostiera. Soprattutto anche perché il lombrico ti crepa al sole. Sì, lui non può, deve stare in un posto umido e scuro. Quindi anche la plastica va bene, ma non né trasparente né bianca. Esatto, cioè lui muore.
Infatti poi a volte per raccogliere la composta li uccidono direttamente perché la metti al sole e li fai crepare. Noi siamo un po' più carini nei confronti di questi poveri animali che ci hanno aiutato tanto. Vi farò vedere un'altra tecnica dove oltre a poterli riutilizzare dopo non li uccidiamo, li lasciamo lì buonini, però li inganniamo con un giochetto, poi vi faccio vedere. Materiali per oggi pomeriggio. Il contenitore per la compostiera? Allora, portiamo quella già fatta, così almeno la faccio venire se da te, e poi andiamo a recuperare quella azzurra ieri. Ecco, abbiamo un contenitore. Non è tanto grande, però ha tutte le caratteristiche. Ci serve un trapano, non abbiamo la corrente, però. Ieri c'erano ancora dei sacchetti di rifiuti organici, sì. Quelli là li abbiamo lasciati, se no se avete qualcosina. Ho visto che c'era poco materiale secco, nel senso abbiamo solo un sacchettino di paglia. A paglia, poi ce l'avevamo anche un po' di paglia. Ecco. Cartoni no, nel senso che è un materiale... se ti metti a sminuzzarlo va bene, però a quel punto allora è meglio usare del giornale, cioè non carta stampata, colorata, però il cartone è un pochino difficile da lavorare, però sì, va bene. Poi fammi pensare a cos'altro ci può servire. Qualcuno ha della composta? Ce l'abbiamo io. Asciutta? No. Bravissimo. Sì, ci serve... Ma se no facciamo con un pochino... Ma no, c'è cioè una cosa così, perché praticamente all'interno... Comunque ci stanno almeno le uova, facendo la... È asciutta? Umida, non bagnata, non bacia. È un po' più asciutta di quella dove c'era il nucleo di lombrichi. Ah, ok. Devo se ne puoi portare un... Perché facendo il mucchio fuori, devo togliere un po' di materiale secco. Se ne puoi portare un pochino meglio. Allo stesso modo, se voi in casa avete dei contenitori con un coperchio di plastica e volete portarli oggi pomeriggio, portatevi appresso un pochino di materiale e almeno ci esercitiamo tutti insieme e poi ognuno di voi ce l'ha già pronta e se la porta a casa. Serve un contenitore con un coperchio. Potete anche presentarvi con le scatole di legno del mercato, perché non è che ci deve essere un coperchio ermetico, alla peggio in quel caso lo copriremo con un telo di plastica. Sono sicura che a casa avete qualcosa, anche un bidone che si usa per la biancheria sporca, un qualsiasi contenitore di plastica, se non hai buchi non importa perché poi li... Allora, l'ideale... Sarebbe così, però per voi che magari la prima che fate in casa va bene anche una scatolina. Per esempio ci sono anche quelle scatole che si usano per conservare i vestiti sotto i letti, che hanno il loro tappo. Cioè date un'occhiata, se trovate qualcosa e avete la macchina è un vantaggio perché comunque vi portate già a casa una composta, una lubricomposta su cui lavorare, pensateci. Va bene? E poi fammi fare mente locale. Rifiuti organici, abbiamo un sacchetto, se avete qualcosa da portare. Sì, materiale secco, abbiamo solo paglia, però poi possiamo usare tante altre cose. Dipende da... senza foglie, rametti, sì. Sì, poi forse o troviamo una soluzione, ora ne parliamo io e te, alternativa, se no quella là diventerà una lubricomposta, però senza lo scarico dei liquidi, quello lo faremo mettendoci un vassoio sotto. Una cosa importante, se avete una bottiglia di plastica però grande, tipo quella della Coca-Cola o da 1,5 litri, perché ieri ne avevamo una ma era troppo piccolina. Grandi? Perfetto. E poi ricordatevi, ieri non mi ricordo con chi di voi ho parlato, se c'è un po' di silicone, perché tentiamo, se riusciamo a risolvere faremo un esperimento molto bello.
per come tirare fuori la parte liquida della composta. Se avete silicone, portatelo. Fuori la maglia, anche lo sfalcio del prato? Lo sfalcio del prato serve sempre, o se secco come materia secca, se fresco come materia organica. Però se tipo hai concimato il prato con quei granuli là, no. Se hai concimato il prato con prodotti chimici, no. E le gramigna? Certo, sì, se non hanno avuto parassiti, malattie, va bene tutto. Sì, ovvio che ci sono materiali che faranno più fatica a descomporsi. Va bene? Ciao. Allora, se non avete domande vi lascio liberi, ci vediamo oggi. Io vi se avete un contenitore portatelo, vi conviene, almeno l'attiviamo già. Una scatola del mercato. Una scatola del mercato, poi ci metti un asse sopra, un pezzo di legno sopra e costruisci un tappo così. Piccola, cioè per iniziare, per vedere come funziona, non dovete fare un compost enorme. Se avete una scatola del mercato di plastica o una qualsiasi scatola rettangolare, la lavoriamo tutti insieme facendoci buchi e poi piuttosto ci mettete qualcosa per fargli il tappo. Quindi andate in giro per il giardino, cercate qualcosa a casa. Eh sì, questa scatola va bene in tutti e due i casi, i contenitori sono uguali. Se è trasparente si può foderare con la plastica. Quello perfetto. Sul coperto, quindi si chiude fuori medicamente. Quello l'ho comprato, ho fatto questo di 10 euro. Vabbè, dai, però ce l'ho da 3 anni, 4 anni. Mm-hmm. Io a Torino ho comprato anch'io un contenitore per la biancheria sporca. È anche colorato, sono carini. Al coperchio, poi ti dura una vita intera. Ma sì, era per dire, vi facilitava che comunque. Ma se no tanto è una cavolata da fare. Non vi preoccupate, cioè ce la farete anche da soli.